Un percorso altamente spettacolare e particolarmente tecnico. In conferenza avete detto che la prova decisiva sarà Talla, ma anche le altre sono molto molto difficili e molto molto impegnative. Sì, sì, tutte, anche la piccola, come si chiama, non mi ricordo il nome, l'Ornina, quella selettiva, molto difficile, un po' corta, però abbastanza per fare danni, eh. È molto molto speciale quella prova. Soprattutto una prova che non permette errori, ma comunque su queste strade qui, con soprattutto l'umido che ci potrà essere, soprattutto la mattina, sarà particolarmente difficile la scelta delle gomme. Molto. Io sono andata prima verso le 7:30 a fare un giro, con la mia macchina stradale non stavo in strada, viscidissima. E dunque ci sarà da veramente studiare bene le gomme e poi speriamo che tenga il tempo, perché altrimenti diventerà veramente difficile. Un percorso che ha tantissime curve rapide e veloci, tantissimi tornanti in successione, quindi anche da un punto di vista di indicazioni sarà molto impegnativo. Sì, abbastanza. Bisogna avere un ottimo ritmo, bisogna essere molto concentrati, perché anche un minimo errore da parte del navigatore può comportare a qualche danno che non si dovrebbe fare. Quindi sì, è molto... molto impegnativo comunque. Rispondendo in conferenza avete parlato della prova di Talla come della vostra prova. Qual è il particolare che ve la rende tale? Ma perché comunque è una prova molto guidata, è una prova veloce, per la macchina che abbiamo è sicuramente adatta. È vero che la Ornina, essendo una prova più stretta con la nostra macchina, magari per noi è un po' più faticoso perché è molto più guidata, mentre su quella, essendo veloce, parliamo logicamente per noi, ragazze, per noi parlando logicamente di femminile, perché con gli uomini sicuramente no, assolutamente, noi tiriamo l'acqua al nostro mulino e quindi è quella che preferiamo tra virgolette di più. Belle tutte, poi dopo, come in tutte le gare, c'è sempre una prova che ti piace di più, quindi per noi è così. Dovreste venire a farla al Casentino.